Prima sconfitta del girone di ritorno per il Notaresco, che vede risorgere l'Avezzano dopo i 3 KO su 4 gare dalla ripresa del campionato. A Savini finisce 4-1 per i biancoverdi, cinici nel trasformare le occasioni che capitano tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. 4-3-3 per entrambe le formazioni, con Cudini che deve far fronte anche all'assenza di Moretti per influenza, oltre a quelle già note di Mozzoni per infortunio e Marcelli per squalifica. Assenza importante anche quella di Bruni nell'Avezzano, attaccante che si è fermato per infortunio nel corso della rifinitura, oltre a quella di Bisegna che ne avrà ancora per una ventina di giorni. Giampaolo invece ritrova Besana dopo la squalifica. Poche emozioni nel corso del primo tempo, con il Notaresco che tiene in mano il pallino del gioco e in un paio di occasioni va anche vicino al vantaggio. All'ottavo Blando vede il movimento in profondità di Candellori, che riesce a servire Minella alle sue spalle, ma la conclusione dell'attaccante, forse anche con deviazione però non ravvisata dal direttore di gara, termina a lato. La formazione di Cudini ci riprova al 20°, quando ancora Minella è protagonista da calcio di punizione, ma la traiettoria troppo centrale non impensierisce Sinato, titolare tra i pali al posto di Fante. L'Avezzano parte con un buon atteggiamento, ma la lunga preferisce agire in ripartenze che però mai si concretizzano. I biancoverdi però sono cinici a capitalizzare l'unica vera opportunità del primo tempo. Dopo un contatto tra Samba e Dalmazzi, il direttore di gara assegna un calcio di punizione che uno degli ex dell'incontro, Manari, va a battere, disegnando una traiettoria a giro che sorprende Monti e porta in vantaggio l'Avezzano. Manari non esulta, esultano invece tutta la panchina e i tifosi biancoverdi presenti al Savini. La ripresa inizia male per il Notaresco. Padovani e Samba dialogano in ripartenza, con l'ex Ancona che arriva al tiro d'esterno col mancino a mettere il pallone sul palo più lontano, dove Monti non può arrivare. 2 minuti più tardi è ancora Avezzano. I biancoverdi chiedono un calcio di rigore dopo un presunto fallo di mano in area di Di Stefano. Il direttore di gara non ha dubbi e dal dischetto un altro ex di giornata, Padovani, firma il tris per la formazione di Giampaolo. Cudini cambia regista, chiama Rucci in campo al posto di Blando ed il Notaresco prima del quarto d'ora si rende pericoloso con Dalmazzi, che gira in mezzo a un calcio di punizione, ma la difesa biancoverde si chiude bene. È però ancora l'Avezzano a trovare la via del gol, quando Tariuk, rimasto in zona d'attacco dopo un calcio d'angolo, raccoglie un cross dalla sinistra di Manari e deposita di testa alle spalle di Monti. È bontà a dare l'impressione di poter riaprire parzialmente i giochi prima della mezz'ora. Il centrocampista viene messo praticamente in porta ed è bravo ad infilare Sinato. Lo stesso estremo biancoverde rischia al 37° su pressione di Minella, ma l'Avezzano poi se la cava in qualche modo. I successivi tentativi rossoblu sono praticamente inutili. Finisce con l'Avezzano che esulta e con il Notaresco che invece proverà a ripartire dalla trasferta in casa della Savignanese. Mister, avevate cominciato bene, avevate avuto anche un paio di occasioni, la differenza è che l'Avezzano ha concretizzato le proprie occasioni e voi no. Sì, un primo tempo equilibrato, credo, abbastanza equilibrato, noi forse qualche occasione in più rispetto a loro. Però loro hanno avuto la bravura in un episodio a loro favore di indirizzare la partita quasi allo scadere, quindi a volte capitano, è capitato a noi a nostro favore, quindi dovevamo essere bravi soprattutto nella ripresa, nel riprendere la partita e nel essere in partita, invece così non è stato, loro sono stati bravi grazie anche a noi qualche indecisione nel chiudere la partita in 5 minuti e lì sul secondo tempo, questo ci ha tagliato le gambe e quindi, come ho detto anche prima, lo prendiamo come un episodio, un incidente di percorso, perché subire 4 gol non è mai bello e non ci è mai capitato sinceramente, quindi so quello che i ragazzi possono dare e quello che possono mettere in campo, quindi oggi lo prendiamo come episodio negativo e ripartiamo già da domani. Noi la classifica non l'abbiamo, sinceramente l'abbiamo guardata relativamente, il nostro obiettivo dobbiamo ancora raggiungerlo, quindi se qualcuno pensa di essere già arrivato all'obiettivo commette un grossissimo errore, quindi noi dobbiamo continuare a tornare ad essere Notaresco, cosa che oggi forse non siamo stati, se andiamo a vedere l'arco della partita, però un primo tempo credo alla pari, un primo tempo giocato normalmente, non ho visto grossi problemi. Gli episodi sicuramente, negli episodi non siamo stati bravi a portarli a nostro favore, questo sì, però ho detto, ci sono anche gli avversari e le partite a volte sono anche queste.
oggi abbiamo sfruttato al meglio tutte le occasioni, abbiamo avuto cinismo, abbiamo avuto cattiveria, abbiamo avuto voglia di fare gol, con una squadra, la terza forza del campionato, dove da cinque partite non prendevano gol, per cui sta a significare la grande prestazione che ha fatto la mia squadra. Sono contento perché per noi un risultato positivo era fondamentale dopo la sconfitta di Giulianova. Siamo contenti perché vincere qui a Notaresco non è sicuramente facile. Questo sicuramente crea autostima, fiducia per il proseguo del campionato. Domenica abbiamo una partita fondamentale con gli Agnonese, dobbiamo continuare a fare questa prestazione qui. Abbiamo visto i tuoi genitori in tribuna, si va di poker nel fine settimana in casa Giampaolo, tu con l'Avezzano e tuo fratello con la Sampdoria. Sì, io penso che i miei genitori sono felicissimi perché 4 gol ieri la Samp, 4 noi fuori casa, sono soddisfazioni che sinceramente fanno piacere a dare ai propri genitori.